Paura la scorsa notte a Campo Marzio per una perdita di argo liquido refrigerato da un carro ferroviario. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzanotte nello scalo ferroviario per la perdita del gas, che può essere estremamente pericoloso. Trasportato in speciali contenitori che consentono di mantenere una temperatura molto bassa, può essere invisibile, entrare nelle fognature in spazi stretti, non avvertibile, in determinate condizioni un gas asfissiante. L'argo era contenuto in un camion cisterna caricato su un vagone ferroviario. Sul posto il nucleo nucleare biologico chimico radiologico e il funzionario di guardia del comando provinciale, verificando con l'utilizzo della termocamera la possibilità di spostare in sicurezza il carro che è stato portato nella zona sicura dello scalo ferroviario. Una volta messo il vagone nella zona di sicurezza, i vigili del fuoco, muniti di autoprotettori, hanno tamponato la perdita del gas in attesa dell'intervento risolutivo. Sul posto anche il responsabile della sicurezza dello scalo, il personale per le manovre ferroviarie e la polizia ferroviaria.